Siamo arrivati a fine anno e la classifica di Serie A è più corta che mai. L'Inter è in vantaggio, ma le inseguitrici la incalzano da vicino. Soprattutto la Juventus di Allegri, che nelle ultime 7 partite ha conseguito 7 successi. Quale squadra riuscirà a vincere lo scudetto a fine anno? Lo abbiamo chiesto ad alcuni tifosi in centro a Milano. Lo rivince la Juve, anche se Napoli e Inter secondo me possono dire la loro. Perché comunque la Juve ha organico e la più forte. Fiorentina, Milan, altri contendenti? Non hanno speranze. E alla fine credo purtroppo la Juve, perché è quella che ha l'organico più ampio e alla fine è la squadra più forte, dei talenti individuali come Pogba e Dybala che fanno la differenza. Penso che lo scudetto quest'anno lo vincerà il Napoli, ancorché non sono tifoso del Napoli. E per quale motivo? Perché da quel poco che ho potuto constatare vedendo alcune partite è quello che ha più tenuta in squadra e c'è più strategia a livello di gioco. E secondo me vince la Juventus, perché alla fine è una squadra che ha una mentalità per vincere, da carattere la squadra vincente. Inter-Napoli invece? Napoli lo vedo bene, ma l'ultimo può sempre fallire, invece l'Inter anche ha più possibilità, forse è l'unica rivale. Le altre, Fiorentina, Milan? Secondo me queste sono più arrancate, possono avere dei momenti buoni, come no. Quelle squadre Inter e Juve hanno le persone e la mentalità per vincere. No, non puoi chiedermi questa domanda. Juventus. Juventus anche secondo me. Juventus perché è la più forte, perché hanno già vinto, vengono da... Quanti sono? 4 anni che vincono? Che schifo. No, sono 4 anni che vincono e sanno reggere le pressioni. Inter e Napoli invece? L'Inter purtroppo non vinceremo perché... perché arriveremo, secondo me alla fine arriveremo in Champions, però non lo scudetto, perché la Juve è più forte, soprattutto è più squadra, è più gruppo ed è più abituata a gestire le pressioni di vincere uno scudetto. Napoli secondo me non può reggere la pressione, perché l'allenatore, per quanto bravo, non ha, diciamo, la mentalità per portare una squadra a vincere lo scudetto. E stessa cosa comunque per i giocatori, e c'è, cioè, secondo me, da considerare il fatto che non hanno mai avuto infortuni finora, quindi secondo me sarebbe un'incognita che nel proseguo della stagione, soprattutto col proseguo dell'Europa League, potrebbe dargli dei problemi. Sinceramente sono deciso tra due squadre, Juventus e Inter, perché la Juventus la ritengo ad oggi una delle squadre più attrezzate del campionato, però l'Inter è molto concreta al di là della sconfitta rimediata nell'ultima giornata. Secondo me lo vince la Juve, ha ingranato bene ultimamente, quindi secondo me arriva a buon fine. Napoli? Anche se sono milanista, purtroppo a malincuore devo dire che quest'anno il Milan ha qualche pecca. Speriamo che il mercato di gennaio riesca a risollevarsi comprando qualcuno e quindi... Ma non lo vedi vincente? No, non lo vedo vincente purtroppo. Quest'anno lo vince secondo me la Juve, perché ha più costanza rispetto alle altre squadre. Inter, Napoli, Roma? No, l'Inter mi sta molto antipatica, la Roma non ha continuità. Allora, la vince la Juventus perché è troppo forte. E Napoli, Inter? No, Napoli non ce la fa, perché senza Higuain non fa niente. È solo Higuain nel Napoli, ragazzi. E l'Inter? L'Inter, sono interista, quindi per me non lo vince. Secondo me la Juventus arriva da dietro, è lanciata e può arrivare... davvero davanti all'Inter, che ha dimostrato un po' di carenze, no? E chi vince lo scudetto e perché? L'Inter, se non gioca Felipe Melo.